Gela è sede del coordinamento regionale delle associazioni anti-racket anti-usura aderenti alla FAI e quanto deciso dai vertici nazionali della federazione, il presidente del coordinamento è Renzo Caponetti che da anni presiede l'antiracket Gaetano Giordano. La sua nomina è stata voluta dai membri soci fondatori e dal presidente onorario della FAI, Tano Grasso. Vicepresidente è Giuseppe Foti, segretario Nazzareno Principalli, Eliana Giudice è stata nominata componente del Consiglio direttivo, mentre Paolo Capitolo e il presidente onorario. È un prestigio per tutti i cittadini, significa che l'Associazione Antiracket, nata nel 2005, ha lavorato bene e ha dato i suoi frutti e l'Assemblea nazionale che abbiamo fatto sabato scorso ha votato all'unanimità la mia presidenza a coordinatore regionale appunto per i numeri che ci sono stati, per gli arresti e le operazioni eccellenti e la collaborazione, soprattutto hanno evidenziato, Tarno ha evidenziato sabato scorso, la collaborazione fortissima che c'è con le forze dell'ordine. Adesso lei si occuperà di nuove province? Eh, diciamo, sono contento e, e no, perché il lavoro mi aumenterà eh, notevolmente. Dovrò affrontare province... Tipo Trapani, Nella Grigentino, quindi Favara, Pamolente Chiaro, zona del Catanese, zona dell'Ennese, insomma del Ragusano. Sì, è che ho curato io eh, già negli anni passati le nostre zone vicine, tipo Ragusa, Vittoria, Niscemi, eh, Troina. Queste. Ma ora diventa un pochettino più complicata e diciamo, sono anche io un pochettino perplesso. Il lo impegno quotidiano nel ricordo indelebile di Gattano Giordano? E quella è la partenza, quello è il nostro orgoglio, avere Gattano Giordano, che noi non è che lo ricordiamo solo il 10 novembre, noi lo ricordiamo tutti i giorni. Non c'è una conferenza, non c'è un incontro dove noi non parliamo sempre di Gattano Giordano, sia io che Tano Grazzo. A seguito degli ultimi attentati incendiari a Gera, da più parti si invoca l'arrivo dell'esercito. Io sono contrario. Per l'esercito sono contrario, l'ho detto anche diversi anni fa. Parlo io del 2007 e 2008, sono contrario all'esercito. Per quale motivo? Basterebbero 10 poliziotti in più, 10 carabinieri in più, l'aumento dell'organico se necessario nella polizia municipale e soprattutto Qualora ci fosse una mancanza di organico nella Procura, è bene che venissero sostituiti i procuratori da tutta l'Italia a riempire le sedi vacanti qui in Procura. Dunque è un nota tassativo all'esercito? Assolutamente no.